Quella che stiamo ora vedendo è un'opera sicuramente dipinta da Simone Martini. Come avevamo detto precedentemente, alcune opere sono dubbie se siano state dipinte da Simone Martini o da altri. Questa invece lo è sicuramente perché gli fu affidata direttamente dal gruppo dirigente, i cosiddetti Nove, che governavano la città di Siena. L'opera, che è un dipinto murale, fu realizzato in quella che si chiamava la Sala del Gran Consiglio, oggi si chiama Sala del Mappamondo, e si trova nel Palazzo Pubblico di Siena. Come dicevamo prima, è un dipinto murale, un affresco praticamente, e fu realizzato tra il 1312 e il 1315. Però qualche anno dopo fu ritoccato nuovamente da Simone Martini, arricchito a secco con colori a tempera, e poi vi furono inseriti anche degli inserti in vetro e degli elementi in lamina in foglio d'oro che poi vedremo successivamente. Il soggetto, come possiamo vedere, è una maestà in trono, ed è una precisa tipologia, di opera, religiosa, anche se, per quello che riguarda l'opera religiosa, poi vedremo che bisogna fare qualche distinguo. Simone Martini intende l'opera, a livello compositivo, circondandola con una cornice decorata. I vari elementi che lui inserisce in questa cornice, a parte i fregi di natura geometrica, sono questi fregi che si trovano tra i medaglioni che vediamo con i personaggi. Ecco, questi fregi sono praticamente delle foglie di cardo, quindi degli elementi naturalistici. All'interno di questi elementi, di questi cardi, di questi elementi naturalistici, ci sono poi alternativamente, ne possiamo vedere uno in alto a sinistra e uno un po' più in basso sulla destra, i simboli della città di Siena, cioè gli emblemi senesi. E questo a riprova che quest'opera, più che un'opera devozionale, seppure rappresenti e raffiguri un elemento religioso, è un vero e proprio manifesto politico della comunità cittadina. Infatti è commissionato non da un prelato, non da un religioso, ma piuttosto dalla amministrazione pubblica della città di Siena stessa. Come dicevamo, alternati al fregio dei cardi vi sono dei medaglioni, sono in numero di 20. Quello centrale rappresenta Cristo benedicente. Poi vi sono i quattro negli angoli. Come vediamo, questo che è quello nell'angolo in alto a sinistra, che invece rappresentano i quattro evangelisti. Qui riconosciamo sicuramente Giovanni con l'aquila, e qui nello spigolo in alto a destra riconosciamo Marco dal simbolo del leone che vediamo rappresentato. Gli altri due sono raffigurati in basso a sinistra e in basso a destra. Tutti gli altri restanti 15 medaglioni raffigurano sia santi che profeti. Nel nostro percorso di studi abbiamo già visto un'altra maestà realizzata sempre da un senese, parliamo di Duccio da Buoninsegna. Ecco, possiamo dire che rispetto alla maestà di Duccio da Buoninsegna, che è quella che vediamo adesso nell'immagine, il Simone Martini adotta una composizione molto più spaziosa e ariosa, molto più attenta alla spazialità. Infatti,
infatti, per se noi osserviamo con un po' più di attenzione proprio l'immagine qui, la maestà di Duccio da Buoninsegna, non riusciamo a trovare una esatta collocazione, ma questo volutamente voluto da Duccio di Buoninsegna, né dal punto di vista spaziale, perché non c'è uno spazio riconoscibile in qualche modo, e neanche temporale, sembra tutto sospeso, come congelato, ed era una delle caratteristiche proprio della poetica di Duccio da Buoninsegna. Se ora invece ci soffermiamo a visualizzare il dipinto di Simone Martini, intuitivamente ci accorgiamo che è presente e percepibile una spazialità che invece in Duccio da Buoninsegna non era così evidente. Inoltre la stessa organizzazione compositiva ci suggerisce come se in qualche modo ci fosse una sorta di processione e si fosse fermata questa processione per lasciar sì che i due angeli che sono inginocchiati, che vediamo inginocchiati davanti al trono, possano dare il loro omaggio floreale. Fra l'altro l'angelo a sinistra è un arcangelo. Inoltre, proprio la disposizione dei personaggi che sceglie Simone Martini di raffigurare sotto il baldacchino è praticamente la stessa disposizione che si ritrova in altre pitture di tipo profano, ovviamente, non religioso, e quando appunto ci sono dei cortei cavallereschi e si trovano appunto questo gruppo di persone, che questo era il modo di raffigurarli. Ecco, tutto questo ci fa intendere che, pur se tutta l'opera è un'opera di tipo religioso, perché rappresenta una maestà, ci sono tanti altri elementi che possiamo chiamare di tipo profano, ma questo ovviamente non è un caso, visto che si trova proprio nel palazzo pubblico, che è la sede del governo della città stessa. Infatti, come abbiamo precedentemente detto, la committenza era civile, e in qualche modo questo ci sta anche ad indicare un po' quella sorta di rivalità che esisteva a quel tempo tra i due poteri, quello religioso storicamente ormai consolidato e quello civile, che invece era nuovo per i tempi, nel senso che nell'alto Medioevo c'era più un il potere era affidato spesso a dei vescovi, alle autorità religiose, che in qualche modo rivestivano sia il governo civile e sia il governo religioso stesso, più strettamente religioso. E nell'epoca dei comuni questa cosa invece va a cambiare, e il governo civile, o comunque della comunità dal punto di vista appunto non strettamente religioso, veniva affidato o veniva preso, veniva gestito dalla comunità stessa, che eleggeva i propri rappresentanti. E quest'opera in qualche modo tenta di fare una ricucitura tra questi due poteri, in qualche modo come a dire che, seppur esisteva un potere civile, questo non significava che la comunità non fosse dedita a poi al culto di Gesù, della Madonna, e quindi che non fosse fortemente religiosa. Ritornando alla nostra prima opera di Duccio di Buoninsegna, di cui stavamo parlando prima, ci accorgiamo che sicuramente quest'opera è connaturata da una bidimensionalità molto evidente, come avevamo prima detto, quindi manca la spazialità, ma la stessa disposizione dei personaggi è convenzionale, è perfettamente simmetrica. Se vediamo i vari personaggi a destra e
a sinistra hanno praticamente uno ad uno più o meno la stessa inclinazione del viso, la stessa posizione e quant'altro. Simone Martini non è che rompe definitivamente dando corpo e volumetria ai personaggi come aveva fatto per esempio Giotto in un'altra occasione. Bene, nell'opera di Simone Martini questa bidimensionalità non la percepiamo così violenta come l'avevamo vista in Duccio da Buoninsegna. Ma come ci riesce? Innanzitutto il disegno di Simone Martini è un disegno molto più morbido e molto più raffinato, nel senso che tutti i personaggi, tutti gli elementi sono realizzati praticamente da un succedersi di linee curve, un po' sul ricordo dell'ancheggiamento e delle posizioni ad esse che abbiamo visto per quanto riguardava sia la scultura francese medievale che anche la pittura, come abbiamo visto in alcuni elementi di codici miniati. Inoltre possiamo rilevare che è molto più attento a tutti i dettagli e poi che c'è l'inserimento di materiali diversi e preziosi. Come possiamo osservare in questo dettaglio, ad esempio, ci accorgiamo che le aureole sono realizzate in lamina d'oro, una lamina d'oro che poi era incisa e sbalzata quindi dallo stesso Simone Martini, ma anche altri elementi come cartigli, fermagli, elementi di vetro che arricchivano e impreziosivano l'intera opera. Per quanto riguarda lo sfondo, Simone Martini utilizza un fondo uniforme, però di un blu intenso. Questo un po' ci ricorda i cieli blu intensi di Giotto. Qui però non è tanto l'elemento naturalistico che vuole essere raffigurato o rappresentato da Simone Martini, piuttosto utilizza questo colore in maniera tale che poi tutti i personaggi che invece sono di colori molto più chiari possono emergere in maniera molto più prepotente ed evidente dallo sfondo e quindi in qualche modo venire in avanti. Quindi in conclusione possiamo dire che Simone Martini in quest'opera come in altre non raffigura la realtà così come gli occhi la vedono, piuttosto prende i vari elementi della realtà e attraverso un disegno molto raffinato, attraverso l'uso dei colori, riproduce qualcosa che riguarda più l'aspetto fantastico, è come se la realtà in qualche modo venisse reinterpretata quasi in maniera metafisica dallo stesso Simone Martini. Una realtà quindi che viene reinterpretata con una miriade di elementi che vengono accostati tra di loro, ma soprattutto con l'uso di materiali preziosi e ricchi e scintillanti, come abbiamo appunto fatto vedere precedentemente.